Perfetto. Allora, il mio compito più che chiusura lavori è un po' quello di concludere almeno questa che noi abbiamo definito una prima fase di esperienza di progetto. Un po' come capofila tengo a dire che vorrei concludere rispetto a quelle che possono essere le ricadute positive soprattutto di questa esperienza. Il progetto ci ha offerto una serie di occasioni importanti. Per noi come capofila che 3 anni fa avevamo avuto questa idea di progetto in un dialogo con 3 primari di cardiologia che ci avevano manifestato le loro necessità e poi con un percorso insomma, di avvicinamento al quale in primis ha partecipato proprio Paolo Astengo di Hassel in cui abbiamo individuato quale poteva essere la soluzione dal punto di vista elettronico per arrivare a quel tipo di misurazione non invasiva. Ma che in qualche modo per noi era precluso come obiettivo da raggiungere, viste le dimensioni importanti che il progetto richiedeva e soprattutto il fatto di doverlo fare in applicazioni in collaborazione con enti sanitari. E quindi dovevamo in qualche modo suscitare la loro attenzione e credo che questo progetto per noi sia stato importante, molto importante proprio per questo. Quindi siamo passati da un'esperienza puramente teorica iniziata 3 anni fa a un percorso di prototipazione e poi di realizzazione di veri e propri dispositivi che per quanto oggi siano ancora in uno stato, come posso dire, di evolutivo, sicuramente ci hanno fornito dei dati che il professor De Marchi ci ha descritto abbastanza puntualmente proprio per confermarci che il nostro percorso concretamente non era sbagliato. Una cosa importante è questa, questo progetto è partito con un'idea che era quella di poter effettuare oltre che delle misurazioni sia in ambito di laboratorio che in un ambito, come posso dire, un po' più raccolto, protetto, come quello che insomma, abbiamo attuato con degli individui non sempre affetti da patologia, ma sani, che quindi ci potessero fornire in realtà dei dati di scostamento, ma non quelli che chiaramente ci sarebbero pervenuti da pazienti effettivamente affetti da scompenso. Avevamo iniziato un percorso di indagine clinica che era un po' l'oggetto conclusivo di questo progetto. Purtroppo, come si diceva, è stato citato da Paolo Astengo e poi è stato citato anche dal professor De Marchi, un qualsiasi progetto come questo richiede almeno 2 anni di respiro. Perché un'indagine clinica richiede chiaramente l'identificazione di un campione di pazienti importante, che chiaramente, voglio dire, sono di passaggio all'interno della struttura ospedaliera e poi quindi vengono presi in carico in fase di ospedalizzazione e poi vengono in realtà, dopo il censimento, anche seguiti in fase di ospedalizzazione. Questo richiede un percorso complesso che noi abbiamo attuato, devo dire, in larga parte, nel senso che abbiamo scritto con l'ente sanitario il protocollo per poter effettivamente procedere con l'indagine clinica. Abbiamo in realtà definito già tutto il percorso di approvazione al comitato etico, di approvazione ministeriale, quindi comunque abbiamo già fatto molto del lavoro. Era impossibile chiaramente concludere questo lavoro visti i tempi. Perciò abbiamo messo il primo mattone, cioè questo progetto per noi oggi è il primo mattone di una serie di percorsi che comunque abbiamo intenzione di fare, che abbiamo condiviso con l'ente sanitario, che abbiamo condiviso con i partner di progetto, perché è necessario chiaramente avere appunto questi 24 mesi di indagine clinica necessari per poi poter portare questo sistema, questo dispositivo su una certificazione che ci permetta di poterlo utilizzare, adottare all'interno delle strutture ospedaliere e quindi come strumento. Questo per noi è molto importante, perciò in questa fase conclusiva dico non è la conclusione, è il primo passaggio importante e credo che abbia delle ricadute importanti sicuramente sulle imprese che hanno partecipato, che hanno
maturato una serie di esperienze importantissime che nella fase iniziale del progetto non avevano, quindi, o che comunque avevano solo dal punto di vista teorico delle competenze, ma che oggi invece ce l'hanno dal punto di vista pratico. Abbiamo fatto esperienza della complessità delle organizzazioni sanitarie tutti insieme, quindi abbiamo anche capito che cosa significa poi poter portare questo tipo di dispositivo su dei pazienti che quindi, voglio dire, sono fasce deboli e che quindi devono essere in qualche modo gestite in maniera abbastanza puntuale. E poi abbiamo in realtà messo le basi per tutte le fasi evolutive di questi sistemi. Vi faccio un esempio, la bufferizzazione dei dati, che chiaramente nei tempi che noi avevamo a disposizione non abbiamo potuto in qualche modo gestire, ma che sarà il prossimo step di realizzazione, insomma, dal punto di vista tecnico del sistema. Quindi diciamo che abbiamo messo poi nel nostro elenco delle cose da fare, delle cose che sono emerse, di cui noi ci siamo resi conto, di cui i pazienti o comunque insomma gli sperimentatori ci hanno dato visibilità. Raccogliamo tra l'altro una serie di informazioni importanti sull'usabilità di questi sistemi, che diventa fondamentale visto che parliamo poi di sistemi che devono essere applicati appunto su fasce deboli. L'altra cosa è che questo progetto ha suscitato interesse prevalentemente sugli enti ospedalieri, e questo era un po' il nostro obiettivo. Quindi, da un'area protetta come può essere quella del nostro interlocutore Città della Salute, da cui insomma era partita l'iniziativa 3 anni fa, oggi comunque l'interesse è stato manifestato anche da altre aziende ospedaliere che chiaramente dicono: fateci sapere a che punto è, perché ci interessa capire. Perché questo tipo di misurazione è davvero una misurazione che nell'ambito della dietologia, Paola Stengo ci insegna, viene già utilizzata da tempo, ma nell'ambito cardiologico no, nel senso che questo tipo di misurazione oggi è abbastanza inusuale, perché tendenzialmente la misurazione viene fatta con strumenti invasivi come il cateterismo, viene fatta magari dal punto di vista ponderale, con il peso del paziente, quindi lo scostamento di peso, che però non ci dà una precisione quale quella che invece ci dà l'impedenza toracica, mi insegnate. E quindi chiaramente è importante il fatto che abbiamo in qualche modo trovato una chiave di misurazione abbastanza originale di questa patologia. Mentre nell'ambito dei dispositivi la cardiologia vede prevalentemente misurazioni con biopotenziali, che quindi misurazioni di patologie prevalentemente diverse, quindi non so, nei casi di fibrillazione atriale è molto più probabile che insomma si utilizzino strumenti che oggi sul mercato ci sono. Quindi abbiamo anche individuato una nicchia, devo dire, di mercato interessante per le imprese che possono cavalcare questo tipo di iniziative. A parte ciò che ha suscitato, la cosa importante poi, e credo che sia un po' la conclusione finale di un progetto che appartiene a questo percorso della platform che il CSI ha in carico, è proprio quella di produrre dei dati anonimizzati e quali saranno gli utilizzi di questi dati. Allora, questi dati possono essere utilizzati in ambiente protetto, come anticipava l'ingegner Marchiori, che è comunque un utilizzo importante, ma parallelamente, essendo anonimizzati, vengono anche resi disponibili come dati aperti. Dati aperti è una mole importante di dati, perciò possiamo interpretare poi quello che è l'oggetto di questa grande piattaforma come una piattaforma che genera big data. Questi dati in realtà potranno essere utilizzati da altre imprese, da altri enti. Io cito soltanto perché chi si occupa dell'ambito sanitario sa quanto è importante. Nell'ambito dell'epidemiologia, comunque, l'analisi predittiva è fondamentale, e questi dati potranno essere chiaramente utilizzati in questo senso. Perciò l'associazione, per esempio, di posizioni geografiche dei pazienti associate effettivamente particolari criticità e concentrazioni di queste patologie potrebbero darci delle indicazioni, per esempio, per poter fare prevenzione, prevenzione che prevalentemente potrebbe essere di carattere educativo, visto che diciamo che molto spesso è lo stile di vita quello che incide. Oppure magari perché in quelle zone c'è effettivamente una concentrazione
di persone anziane, quindi che più facilmente sono affette da questo tipo di patologia. Quindi nell'insieme devo dire questo per noi è stata un'esperienza estremamente positiva, che peraltro voglio dire ha in qualche modo consolidato le relazioni tra imprese che arrivano da esperienze diverse, quindi proprio nel sano principio dell'Internet delle cose, noi siamo riusciti a mettere insieme effettivamente delle competenze fondamentalmente molto diverse, con uno scopo comune e con un'intenzione comune. Quindi effettivamente questo sarà per noi un punto di partenza. Poi eventualmente insomma aggiorneremo quelli che sono gli obiettivi nei prossimi mesi. Per questo motivo io ritengo che, visto che lo scopo di un finanziamento, in particolare quello dei PORFESER, deve essere ricadute anche sul piano industriale, comunque dell'applicabilità, quindi non soltanto sull'ambito prototipale, e noi riteniamo che davvero questa soluzione, proprio perché adesso siamo in grado anche di fare delle misurazioni rispetto ai ritorni degli investimenti che potrebbero essere fatti da parte di enti, ci darà dei riscontri importanti e che quindi potremmo davvero costruire come sistemi applicabili per la sanità e quindi da proporre anche agli enti regionali, non soltanto ai singoli enti ospedalieri. Direi che ho terminato.